Scorpione, buonasera, benvenuto a questo nuovo video. Video che va dal 20 all'1 di novembre. Quindi dal 20 ottobre all'1 di novembre. Un video che è composto come al solito da tre parti. La prima parte è quella, l'epilogo di astrologia spicciola, quindi una parte dedicata a quelli che sono i transiti del momento, un'altra parte fatta con i tarocchi e un'altra con gli oracoli e poi chiaramente il sunto. Questo video è valido tra l'altro per tutti coloro che hanno Sole, Luna, Venere ed ascendente in Scorpione ed è valido per i 12 giorni successivi alla sua visione. Perché? Perché basterà togliere la prima parte, quella relativa ai transiti, e si avrà sempre un video valido. Quindi potete vederlo fra un mese, 6 mesi, dipende quando il caso vi farà cadere gli occhi su questo particolare video. Nel frattempo che mischio le carte e cerco la carta dedicata allo Scorpione per questa settimana, voglio ringraziare tutti. Grazie per le iscrizioni, grazie per i commenti, siete tanti. E devo anche ricordarti, Scorpione, che c'è un canale dedicato per te. Questo canale sta crescendo lentamente, ma sta crescendo, sono molto contenta. Ti ricordo che più siamo, più i contenuti sono puntuali, prima di tutto, ma poi soprattutto aumenta la tipologia di contenuto. Eccolo qua, lo Scorpione col suo arcano maggiore, la morte. Col suo arcano maggiore, la morte. Eccolo qua. Quindi uno Scorpione bello tosto, bello in potenza, oserei dire. E beh, non poteva essere altrimenti. Cominciamo con la nostra pillola di astrologia spicciola. Nel frattempo ti ricordo ancora una volta di iscriverti al canale, cliccare sulla campanella così sarai sempre avvisato dei prossimi video. Ma iscriviti, metti il like, condividi, messaggia, scrivi mess qualsiasi cosa, scrivi commenti, qualsiasi cosa. Interagisci con questo video se ti va chiaramente. Per te è tutto gratuito, per noi è molto importante questo passaggio che fate. Allora, andiamo a vedere le energie che ci sono planetarie, ok? Quindi non le energie che ci sono planetarie per quanto riguarda questi 12 giorni, perché ti ricordo che ogni video di questi vale 12 giorni. In questo esatto momento abbiamo il Sole in Bilancia con Lilith in Bilancia. E Giove retrogrado in Gemelli, questo per i segni d'aria. Però questo Sole in Bilancia il 22 passerà in Scorpione, quindi va a raggiungere Mercurio che è già nel tuo segno. Grande forza per lo Scorpione, ma soprattutto grande forza comunicativa. Uno Scorpione che entra nel profondo della sua comunicazione, che va nel profondo di sé. E tra l'altro, avendo in questo momento Giove retrogrado in Gemelli, tutti cercheremo di andare nel profondo del nostro stesso pensiero per cercare di capire come lavoriamo, ok? Come lavora il nostro pensiero? Beh, in special modo lo Scorpione in questo momento. Oltre che Sole e Mercurio, Sole che il 22 raggiunge lo Scorpione e Mercurio nel segno, andremo anche a trovare Marte in Cancro e Saturno e Nettuno retrogradi in Pesci, quindi i segni d'acqua sono veramente fortissimi, sei tra i più forti della settimana, oserei dire, della settimana e forse anche della prossima. Questo video abbiamo detto che termina l'uno, ma proprio l'uno si compie la luna nuova in Scorpione. Andiamo a vedere un attimo che tipo di energie ci sono per questa luna nuova, che sono abbastanza particolari. Abbiamo detto che Marte è in Cancro e Marte è reggente, uno dei reggenti dello Scorpione. E invece il reggente del Cancro è la luna. C'è un'inversione nello specifico. Quindi la luna, che
va in Scorpione, mentre invece Marte è in Cancro, una sorta di X fra questi due pianeti. C'è un'ingestione di poteri, come la chiamo io, di influenze. Quindi sarà una Marte in Cancro, un Marte che in Cancro sta scomodo, e sarà una Luna che in Scorpione sta scomoda. Ok, comunque una Luna in ogni caso abbastanza tosta e importante. Andiamo adesso ai segni di fuoco. I segni di fuoco hanno Venere dalla loro parte, Venere che è in Sagittario. Una Venere briosa che ci porta al senso dell'avventura, che ci porta al senso del viaggio, della scoperta. Viaggio metaforico, ma viaggio anche reale. Nei segni di terra abbiamo ancora Plutone in Capricorno, diretto per l'ultimo pezzo. L'ultimo mese, ragazzi, sono gli ultimi 20 giorni, se finiamo l'uno, ok? Se cominciamo adesso, ok, è proprio l'ultimo mese esatto, perché il 20 di novembre questo Plutone passerà per i prossimi 20 anni in acquario, non torna più in Capricorno, quindi tutto quello che ha creato e destrutturato adesso deve finire di realizzarlo. È una corsa contro il tempo che sta facendo Plutone in questo momento. Che poi Plutone è anche uno dei vostri reggenti. Quindi anche voi prendete tantissimo di questa energia, un'energia di ritorno in questo caso, per voi molto molto forte. Questo pezzo per voi è bello tosto, ma positivamente. Ancora combattiamo con questa opposizione di Urano in Toro, a cui però diciamo che ormai ci siamo quasi abituati e i segni di terra sono a posto così. Urano, tra l'altro, è retrogrado in Toro. Abbiamo detto tutto, credo. Se qualcosa mi è sfuggita, non me ne abbiate a male. Adesso andiamo a vedere esattamente che cosa ci vogliono dire le energie stasera. Ripartiamo dal concetto della morte che abbiamo trovato qui, che è proprio la carta dedicata all'arcano maggiore dello Scorpione. Se ti avvicini troppo, rischi di farti mordere. Ma non è solo questo, è un momento di grande rinnovamento. La morte, nello specifico lo Scorpione, è un momento di grande rinnovamento. Di trasformazione. Quindi molto molto interessante. Tra l'altro mi sembra molto nel suo potere, se c'è il suo arcano maggiore in questi prossimi giorni. Vediamo poi cosa ci accompagna. Il 6 di denari. Il 10 di denari, il paggio di spade e l'asso di coppe. Ci sono situazioni per lo Scorpione che stanno per subire una grande trasformazione, un grande mutamento. Situazioni in cui si valuta il dare e l'avere, situazioni in cui, soprattutto lavorative, ma non solo, in cui ci si sente famiglia. E la cosa interessante, situazioni in cui il pensiero soprattutto è quello di creare nuovi rapporti, di aprirsi a nuove situazioni sentimentali. Adesso andiamo però a vedere. Allora, 6 di denari si accompagna a che cosa? Al cavaliere di coppe, al 9 di coppe di acqua nello specifico. Quindi c'è voglia di dare, c'è voglia di uno scambio reciproco. È equilibrato in amore, da un punto di vista emozionale. È uno scorpione particolarmente romantico in questi prossimi giorni, che insegue i suoi sogni. Guardate, soffia su questa bocca di leone, che ha un desiderio di felicità. Questa cosa probabilmente potrà manifestarla soprattutto dal giorno 1, però comincia adesso. Questa, diciamo che in teoria è la colonna che appartiene all'oggi, a questi prossimi 6 giorni. Ricordiamoci che facciamo prima questa, poi facciamo gli altri 6 giorni e poi quello che ne esce fuori dalle carte. Quindi sarà abbastanza articolato. Vediamo adesso, quindi, uno scorpione
equilibrato, che vuole trovare l'equilibrio, che vuole lanciarsi in situazioni sentimentali. Il 10 di denari è con l'8 di coppe e con la torre. Stiamo attenti che a livello familiare o a livello di situazioni che anche lavorative si sta cercando qualcosa di meglio. Lo scorpione insegue una realizzazione effettiva della sua vita, lavorativa e sentimentale. Per questo è disposto a veramente un cambiamento radicale, perché qui c'è proprio il senso del cambiamento radicale, la morte e la torre, ragazzi, radicale. Un cambiamento anche karmico, vi ho detto, Plutone che è diretto, che per l'ultimo mese diretto deve rifare tutto, deve lasciare tutto ben costruito per lo scorpione, così come per i segni di terra. Quindi, in ogni caso, si prosegue in fretta verso la costruzione di un nuovo sé dello scorpione. Il Paggio di Spade è col 3 di Spade, con l'Asso di Bastoni. E mettiamo qui e ci troviamo due assi già, vedete come diventa interessante. Allora, il fatto che ci sia il Paggio di Spade, mi dà l'idea che voi siate intenzionati a lottare per qualcosa, anche solo con il pensiero e con le parole, ma ancora non siete nell'ottica della lotta. Perché? Perché ci sono delle situazioni che sono dolorose, che in qualche modo non riuscite ancora a superare. Anche se l'asso di bastoni mi parla di una nuova opportunità. Allora, la mia idea è che durante questi 6 giorni voi chiudiate definitivamente con una situazione. Avevamo la torre prima, quindi qualcosa improvvisamente minaccia di crollare, cambia, cambiate proprio vita. Dovrete affrontare un dolore per questo, un dolore che in ogni caso vi apre le porte a nuove opportunità, ok? C'è proprio il senso del taglio netto con una situazione che tra l'altro già da tempo voi avevate intuito che non andasse, c'è il senso dello spiare, c'è una situazione che già voi stavate spiando come qualcosa che vi avrebbe portato dolore, ma anche una nuova opportunità. Abbastanza contraddittorio quasi, ma non lo è veramente, perché se qualcosa si trasforma, si muta, si lascia indietro qualcosa che non ci soddisfa per andare avanti, incontra qualcosa che ci fa stare bene, lo si fa abbastanza improvvisamente, facendo crollare quello che è l'attuale situazione. Chiaro, ogni trasformazione porta con sé del dolore, ma è un dolore che possiamo benissimo superare nell'attesa di nuove opportunità. Ok, adesso andiamo a vedere gli altri 6 giorni. Ricordatevi che i tarocchi non hanno tempi, quindi potete benissimo anticipare, posticipare, non è un problema. Il Sole, il Cavaliere di Bastoni, l'Appeso e il Nove di Spade. Interessante vedere che c'è il Nove di Spade con l'Appeso, quindi c'è un'attesa che vi costa fatica, che vi costa pensieri negativi. Il Sole, credo che chiarimenti ci siano all'orizzonte per voi. Avete voglia di muovervi, freme lo Scorpione, però l'Appeso mi dice che non si può muovere, non c'è tanto movimento. E in qualche modo è bloccato e questo crea dei pensieri negativi. Andiamo a chiedere perché il Sole. Il Sole è col 4 di bastoni e con l'imperatrice. Qui c'è proprio la voglia di creare qualcosa di nuovo, di amare incondizionatamente, di creare un rapporto stabile, di celebrare. Per qualcuno sono situazioni lavorative stabili, per qualcuno sono situazioni affettive stabili che danno il senso della stabilità, per qualcuno sono matrimoni veri e propri e che ci portano all'azione, che ci portano al chiarimento. Siete molto ottimisti nei confronti di questo rapporto e di questa situazione stabile. Ripeto, può essere lavorativa o sentimentale. Adesso magari cerchiamo di chiedere, no? Il Cavaliere di Bastoni è con
Il re di spade e l'otto di denari. Quindi c'è la voglia di muoversi in avanti, di entrare in azione, però è un'azione focalizzata, molto dettagliata. La vostra è incredibile la capacità pensiero. Si vede che Mercurio è il vostro segno. La vostra capacità pensiero è tantissima in questo momento. Siete molto logici, molto determinati. È vero che vi volete muovere, volete correre verso l'obiettivo, ma lo fate nel rispetto di quella che è una logica, un pensiero logico, una cu grande cura ai dettagli al muoversi in un certo percorso. L'appeso mi fa capire che anche se avete, se mordete il freno, come si suol dire, non arrivate subito a destinazione. Il re di denari è il giudizio. C'è in qualche modo un'attesa. L'attesa potrebbe essere relativa a una persona nella vostra vita che è di successo, potrebbe essere un capo o che è un marito, un compagno di lunga data. State attendendo che questa persona in qualche modo ritorni. C'è proprio il senso del ritorno in queste carte, io lo dico. Grande senso del ritorno. Quindi qua qualcosa era accaduto, si era trasformato. Qui mi dà il senso di un chiarimento, una chiarezza che vi arriva da un rapporto stabile o in una situazione che è molto concreta e stabile. La vostra forma di pensiero accelerata nello specifico, pensate tutte le opzioni, attendete con calma, tra l'altro, che la situazione sia matura al punto giusto. Molti di voi attendono un ritorno, potrebbe essere anche un lavoro di ritorno, okay? Quindi il ritorno di un lavoro, di una proposta. Adesso andiamo ad esaminare queste carte ed è molto interessante guardarle insieme perché una trasformazione in atto per lo Scorpione, non abbiamo dubbi. L'asso di coppe è con l'asso di bastoni. È uno Scorpione che vuole iniziare da capo, che vuole aprirsi al nuovo, a nuove opportunità emotive, a nuove opportunità sentimentali, a nuove opportunità in genere e vuole entrare in azione. Per tanti c'è proprio la passione che vi governa, ma stiamo attenti, a questo nuovo inizio corrispondono anche tutta una serie di pensieri negativi. Quindi non è una situazione delle più fluide, oserei dire, quella che volete iniziare in questo momento della vostra vita. Per qualcuno si tratta di ritrovare una persona, di rivalutare il rapporto con una persona, di rinascere in una situazione, determinata. Quindi, caro il mio Scorpione, non è detto che queste nuove opportunità ti vengano da persone nuove, piuttosto mi sembra che ti vengano da persone che già conosci, che già frequenti o hai frequentato, in una sorta di remake, ok? Di una situazione che magari finora non era andata, ecco perché ti fanno tutti questi pensieri negativi. O per una lunga attesa che stai vivendo, quindi i pensieri negativi possono essere o perché ti stai aprendo al nuovo ma in una situazione che già conosci, o perché è una situazione che attendi da tanto tempo, attendi di diventare stabile con quella persona o in quella situazione e attendi di avere successo con quella persona o in quella situazione. Molta logica, comunque si vede che Mercurio è nel tuo segno. I segni con cui maggiormente ti rapporti in questi prossimi giorni sono chiaramente lo Scorpione stesso, il Leone, la Bilancia, il Capricorno, l'Acquario. E forse i pesci. Questi sono i segni con cui maggiormente ti rapporti, perché qualcuno vuole i segni. Adesso andiamo a vedere se gli oracoli ci dicono la stessa cosa o se per caso ci danno una nuova indicazione. Guardami soltanto un attimo. Andiamo a
Ah, dicevo che c'era qualcosa che non andava proprio lo stesso mazzo, ma significa che doveva andare così. Perfetto. Allora, oracoli. Intanto questi. Cosa ti vuole dire il cosmo, Scorpione? Cosa ti sta chiedendo la tua voce interiore? Ascoltala ed agisci. E qua ti dice apri il tuo cuore, ma non soltanto un poco, aprilo tutto e lascia che l'amore vi fluisca dentro. Questa è una bellissima carta che io adoro. Quindi, da una parte devi capire che cosa ti sta chiedendo la tua voce interiore, dall'altra devi aprire il tuo cuore. E adesso andiamo a vedere. L'angio della forza e la guarigione. 50 e 51. Fate caso, 50 e 51, due carte che ci danno una progressione, quindi c'è un miglioramento per lo Scorpione. Lo Scorpione si sente molto più in potenza, ma ce ne eravamo accorti dal fatto che fosse uscito il suo arcano maggiore, molto più in potenza e sta guarendo relativamente a tante situazioni che l'hanno fatto soffrire, soprattutto da un punto di vista del cuore, del quarto chakra, ok? Siccome c'era stato il passaggio della Venere, ho preso per gli altri segni una carta per l'amore, la prendo anche per voi, anche se non avete bisogno, perché c'erano tante carte di amore per lo Scorpione, tante, anche se la Venere in Sagittario, tante. La mobbe. Guarigione. È guarigione, quindi è proprio questo processo il vostro. Immagina te stesso e il tuo amato o la tua amata circondati da luce. Senti che la tua relazione sta per essere guarita proprio in questo stesso istante. Ora, questa è già più da meditazione, quindi vediamone un'altra. Un consiglio che è queste proprio volano. Ridere. È la migliore terapia. Quindi cerca di avere del divertimento insieme e ricorda che l'amore è il più grande. Manca a dirlo, guaritore. Ragazzi, la parola guaritore spunta dappertutto per lo Scorpione. Questo è molto molto indicativo. Quindi significa che lo Scorpione effettivamente sta per terminare i momenti bui che finora, insomma, l'hanno un po' caratterizzato. Perché? Perché soprattutto col passaggio di Plutone retrogrado in Capricorno, tutta una serie di situazioni si sono un attimo destrutturate. Però adesso invece si sta correndo ai ripari, tra virgolette. Il gufo, le metto tutte al dritto perché non le ho mischiate in modo da averle al contrario. Il gufo, che è la carta numero 39, manca a farlo, postalo aperta. Il gufo è il signore del notte, riesce a vedere le situazioni con assoluta chiarezza, soprattutto quando è buio, ed è in grado di distinguere la verità quando gli altri sono ciechi. Vi aiuta a trovare la vostra luce e la vostra luminosità nei momenti bui della vita e ad accettare la notte come alleata. Il gufo può portare messaggi dal mondo invisibile. Vi apre le orecchie così che possiate udire la voce degli antenati e acquisire la loro saggezza facendo la vostra. Guardatevi intorno, notate ogni dettaglio e trovate i messaggi nascosti che vi ha portato il gufo. Non sparate al messaggero, siate grati all'amico che vi mostra ciò che fino ad oggi non avete voluto vedere. Osservate tutte le sfaccettature del diamante senza giudicare. Ricordate che quelle che non vi piacciono spesso rispecchiano aspetti di voi che non volete ammettere. Non abbiate paura della verità, perché diventerà la vostra bussola. Quindi questo è bellissimo, molto molto bella. Messaggi dal mondo invisibile, in ogni caso.
Cercate di vedere ciò che finora non avete voluto vedere. Scorpione, questo è il tuo messaggio. Io, noi ci vediamo anche nell'altro canale, mi raccomando, iscriviti anche nell'altro. Ci vediamo prestissimo, ti saluto, bye bye.